Ecco qua, buonasera signore e signori, grazie anche per aver aspettato questi pochi minuti di attesa che comunque ha dato modo anche di vedere quello che è il Museo Volta, dentro nell'omonimo liceo, che è molto importante perché ha alcune collezioni veramente di rilievo che purtroppo sono state chiuse al pubblico quasi per diversi anni, decenni, adesso invece sono anche disponibili alla visione. Chiaramente in questo periodo magari con qualche difficoltà, però intanto ci sono ed è una ricchezza che è ritornata alla città. Grazie a Parolario che ha organizzato questa serie di incontri con un titolo di tutta la manifestazione che è decisamente in tema, l'abbraccio, perché finalmente dopo un anno e mezzo abbondante, torniamo magari non proprio ad abbracciarci fisicamente, però perlomeno a vederci, a incontrarci, a parlarci, a poter fare queste cose. E poi c'è un abbraccio virtuale che è quello che lega Dante con Leonardo, con in mezzo un terzo intruso che non è un intruso, che è Raffaello, perché abbiamo avuto uno dietro l'altro. Tre anniversari significativi, 2 anni fa quello di Leonardo, quest'anno quello di Dante, che è morto 700 anni fa e un giorno, no, perché oggi è il 15 settembre e lui è morto nella notte tra il 13 e il 14, quindi 700 anni e un giorno fa, e in mezzo c'è Raffaello, che è il classico ponte tra questi due grandi geni della cultura italiana ed europea e mondiale, e che tra l'altro li ha ritratti entrambi. Ovviamente Dante da morto, ma il buon Leonardo da vivo. Ecco, e stasera, oggi pomeriggio, Ernesto Solari del Centro Studi Leonardeschi ci parlerà appunto del rapporto che c'è tra Dante e Leonardo, che non è, sono lontani nel tempo, esattamente 200 anni l'uno dall'altro, uno è medievale, tardo medievale, e l'altro è rinascimentale, d'accordo. Sono due epoche storiche diverse, due mondi culturali diversi, ma in realtà sono molto vicini l'uno all'altro. Quanto vicini, adesso lo sentiremo dalla voce di Ernesto Solari. Raccontaci un po'. Allora, innanzitutto buonasera, vi ringrazio per essere qua. Permettimi di ringraziare non solo Parolario ma anche la Fiera del Libro, perché ovviamente siamo ospiti anche della Fiera del Libro. Innanzitutto vorrei dire che io non sono un dantista e quindi non mi permetterei mai di entrare in quelle che sono le questioni letterarie o anche diatribe storico-politiche di questi ultimi tempi attorno a Dante. Sono un leonardista, storico dell'arte ovviamente, e quindi come tale mi interesso di Leonardo. E strada facendo, da 35 anni studio Leonardo e quindi sono un po' di giorni, ho fatto varie pubblicazioni, varie cose su Leonardo. Sono un detective dell'arte, nel senso che mi interesso dello studio di dipinti, di opere d'arte, spesso inedite ovviamente, e quindi mi sono imbattuto in una serie di opere interessanti perché ritengo che lo studio e l'approfondimento di un'opera sia un qualcosa di estremamente emozionante. E in questi anni ho avuto la fortuna di avere a che fare con questi miei cavalli di battaglia, primis Leonardo, ma poi anche Raffaello, del quale ho recentemente anche trovato uno dei suoi cardinali, eccetera. Per cui di Leonardo ho avuto vari episodi, sono stato ad Ulisse assieme a Alberto Angela a presentare in una trasmissione mitica che ha fatto 6 milioni di spettatori di Ulisse, e devo dire che chiaramente Leonardo mi ha portato via un po' del tempo che io dedicavo esclusivamente all'arte. E in questi 2 anni ho realizzato questi 2 libri, l'ultimo lo presentiamo qui oggi in anteprima assoluta, Che è questo qua? che no,
quello è il primo, nato nell'anno di Leonardo, 2019, che ha portato in giro in varie città italiane, e questo invece è quello ovviamente dedicato a Dante e Leonardo. Che ha un sottotitolo molto significativo. Il sottotitolo è quello che unisce i due libri, diciamo, il sottotitolo, perché entrambi hanno come comune denominatore questa ricerca della divina scienza. Il primo, ovviamente, con un taglio più filosofico, tema stesso Leonardo neoplatonico. Diciamo che sono due libri che hanno avuto una lunga gestazione. Il primo addirittura è nato negli anni 90 come una prima edizione molto ridotta in occasione di una mostra fatta a Como a San Francesco, e poi c'è stata questa riedizione aggiornata e ampliata 2 anni fa nell'anno. Ecco, diciamo che il primo tocca alcuni aspetti legati alla cultura del tempo leonardesco, ma che anche in parte tocca quella del periodo dantesco. Sto parlando della scuola di Chartres. Scuola di Chartres per me è uno dei luoghi fondamentali della cultura europea, in quanto è la prima scuola dove si studiava Platone, il Timeo di Platone, si studiava assieme al Timeo di Platone anche la Cabala ebraica, che non è una parolaccia, Cabala ebraica, perché io purtroppo devo combattere quotidianamente con l'ignoranza di chi confonde ancora la Cabala con la smorfia napoletana. Insomma, per cui è necessario chiarire queste cose. Purtroppo a Como ho avuto tante discussioni, tanti ostacoli per questo motivo. La Cabala è una cosa seria, non è la smorfia napoletana, non sono i numeri dell'otto. La Cabala è il linguaggio divino della creazione, è l'esoterismo del mondo ebraico. Cioè, siamo davanti a qualcosa di molto più grande di noi. Sono le famose perle che non si dovevano gettare in pasto a chi che sia. Per non usare una cosa. Intanto hai detto alcune cose che sono il fulcro della storia di Dante, di Leonardo, e non solo, perché hai parlato della scuola di Chartres, che è in Francia, hai parlato di cultura, il filo della storia, della cultura, per cui hai parlato di Platone con Timeo, e hai parlato della scultura ebraica, cioè hai toccato le due sponde del Mediterraneo, che oggi le vediamo come due sponde nemiche, diciamolo chiaramente, due sponde nemiche. All'epoca sia di Dante che poi anche di Leonardo, erano tutt'altro che nemiche. All'epoca la cultura cristiana, quella ebraica e quella musulmana erano praticamente fuse o cercavano di fondersi in un modello unico. Tant'è vero che appunto Dante prima e Leonardo dopo, soprattutto Dante, hanno costruito alcuni dei loro modelli della Divina Commedia o dell'arte pittorica partendo dai concetti musulmani ed ebraici. Queste presenze culturali diverse allora forse erano considerate in maniera diversa ed erano studiate, approfondite, conosciute, così come anche modi diversi di credere. Quindi il mondo ebraico, il mondo islamico, il mondo cristiano, ovviamente le tre religioni monoteiste, avevano tanti aspetti in comune che venivano studiati e approfonditi. In Europa, in Italia in modo particolare, io nel libro do la parola ad Umberto Eco, il quale afferma in maniera chiara ed evidente che nelle opere di Dante è presente questa cultura ebraica e cabalistica. Addirittura Umberto Eco parla di Abulafia in maniera chiara ed evidente, e Abulafia portò la cabala ebraica in Italia, e l'Italia divenne uno dei paesi in cui proliferò
questo aspetto. Questi studi cabalistici che poi ritroviamo nel Rinascimento di Leonardo, ovviamente con Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, cioè tutti studiosi di cabala, di neoplatonismo, di scuola di Chartres, cioè sono tutti aspetti comuni che legano questi due personaggi. La cabala, tra l'altro, come diceva Ernesto, non è semplicemente dei numeri, non è il lotto, la smorfia. La Kabbalah era, potremmo dire, una disciplina scientifica. Dalla Kabbalah derivano direttamente le teorie matematiche degli insiemi del Settecento e dell'Ottocento. Per cui potete capire che non era proprio una cosa da gioco del lotto, era una cosa molto seria e scientifica. E anche Dante è venuto a conoscenza della Kabbalah attraverso la cultura ebraica e i suoi collegamenti con il mondo ebraico, che era molto presente in Italia all'epoca. E poi invece attraverso la Spagna moresca era arrivato a conoscere alcuni concetti del mondo islamico, che sono poi stati riportati nella sua commedia. Cioè io ripeto, anche nel primo libro parlo di questa presenza cabalistica in Italia, a Firenze in modo particolare, c'erano famiglie di origine ebraica che fondarono dei circoli e prepararono il terreno a quello che poi saranno gli studi e la scuola della Cabala cristiana di Pico della Mirandola. Cioè Pico della Mirandola trovò già un terreno fertile a Firenze, esistevano già, e questo lo ha dimostrato un anno fa una mostra a Ferrara fatta da due studiosi, direi, di grande rilevanza, proprio una mostra dell'ebraismo nel Rinascimento italiano. E diciamo, la presenza cabalistica è qualcosa di estremamente profondo. Oggi non sappiamo neanche cosa sia, insomma, cioè pensiamo che sia la ruota del lotto. Cioè, rendiamoci conto di questo fatto. E nella foto che voi vedete sotto i due libri c'è il terzo incontro. Questo simbolo che voi vedete, questo disegno, appartiene ed è stato fatto da Gioacchino da Fiore, un signore abate forense profetico, che è il terzo incontro del libro. Cioè il libro vive su queste due linee parallele tra Dante e Leonardo, ma il terzo incontro è Gioacchino da Fiore. Perché Gioacchino da Fiore è presente in entrambi? Ed è il motivo ispiratore di entrambi. Gioacchino da Fiore, che era stato condannato per eresia, quando Dante lo inserisce nel dodicesimo canto del Paradiso, non è certamente casuale questo fatto. Gioacchino da Fiore, che è stato rivalutato, riabilitato da Papa Ratzinger, e che sarà protagonista di un film cui il personaggio sarà interpretato da Remo Girone prossimamente, e io ho scritto più volte e spero che questo poi porti alla beatificazione di Gioacchino, perché Gioacchino è stato una grande figura che ha studiato la Cabala, che era a conoscenza di questi studi, per questo motivo venne condannato per eresia. Oggi, grazie al cielo, Papa Ratzinger si è reso conto della profondità teologica di Gioacchino. Ma soprattutto Leonardo lo ha sposato, così come Dante. Diciamo che tutta la Divina Commedia è legata. Noi troviamo in tanti canti della Divina Commedia la presenza di Gioacchino, non solo nel dodicesimo, ma sono tanti. In fondo Gioacchino è una sorta di San Francesco, ha avuto gli stessi problemi di San Francesco. Sì, tant'è vero che uno dei motivi che hanno spinto la Chiesa dell'epoca a condannarlo era anche che Gioacchino a sua volta condannava certi eccessi temporali degli alti ecclesiasti. Una condanna molto gratuita, esatto, per motivi, diciamo, politici all'interno della Chiesa. E questa condanna ci si augura che scompaia ben presto. Il cenacolo di Leonardo è stato costruito sulle indicazioni di Gioacchino da Fiore.
Questo l'ho scritto nel 2007. Carlo Pedretti, che è stato il più grande esperto del mondo di Leonardo, col quale ho avuto a che fare in più occasioni, quando ha letto questa mia tesi sul Cenacolo di Leonardo ispirato da Gioacchino da Fiore, mi ha subito scritto e ha pubblicato tutto il mio studio in quel tomo famoso uscito nel 2008, Leonardo e io, dove ci sono i 50 anni di studi leonardeschi più importanti. E questa presenza di Gioacchino da Fiore nel Cenacolo è una presenza, direi, quasi apocalittica, perché Leonardo lo trae queste indicazioni proprio dal libro sull'Apocalisse di Gioacchino da Fiore. Pensate che questo libro, la coppia più antica che noi conosciamo del 1200, si trovava nella biblioteca del Castello Sforzesco di Pavia, si trova tuttora. Assieme a che cosa? Assieme a una Divina Commedia, e io nel libro do in anteprima questa notizia, recentemente nella biblioteca del Collegio Ghislieri sono stati trovati tre fogli appartenenti a un'antica edizione della Divina Commedia, pensate, questi tre fogli erano inseriti in un'antica edizione del Timeo di Platone. E qui vorrei far presente che nella copertina del mio primo libro Raffaello raffigura Leonardo nei panni di Platone col Timeo sotto braccio. E qui abbiamo dei collegamenti anche geografici, perché Pavia era Ducato di Milano, Ducato di Milano era Leonardo. Era casa. Esatto. E quindi c'era, lui sicuramente conosceva sia gli scritti di Gioacchino che quelli di Dante. Nel libro, scusa se interrompo, faccio presente che quei tre fogli riportano stranamente i canti secondo, terzo, decimo e undicimo. Io nel libro evidenzio l'importanza di questi quattro canti. E l'operazione che ho fatto è quella di abbinare ad ogni canto un momento della vita di Leonardo, un'opera di Leonardo. E guarda caso, il canto secondo, che è il canto più importante del Paradiso, è il canto della Divina Scienza. È il canto che ci apre la strada verso la Divina Scienza. Il canto terzo, che è quello di Picarda Bonanni, la famosa Gioconda di Leonardo. Io evidenzio questo legame profondo tra Piccarda Donati e la figura della Gioconda. Il canto decimo, invece, rappresenta la struttura portante, che poi è quella di Gioacchino, del Cenacolo milanese. L'undicesimo canto parla dei problemi della Chiesa, del clero e di tutte le questioni sulla vendita, l'indulgenza e tutto ciò che Leonardo e Dante non accettavano. E che faceva parte anche degli attacchi di Gioacchino nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche dei suoi tempi. E quindi tutti e tre sono in linea perfetta su questo. Esatto. E sono estremamente... Ora, mi sa che molti si domanderanno anche come mai Leonardo fosse così profondamente a conoscenza di Dante. Ma in realtà è che Leonardo Dante l'ha studiato fin da quando era ragazzino, giusto? L'ha studiato nelle scuole d'arco che lui aveva frequentato da adolescente, si studiava già la Divina Commedia perché non era in latino, e siccome Leonardo è un uomo senza lettere, non conoscendo il latino, era uno dei pochi libri che lui poteva leggere e studiare liberamente. Uomo senza lettere è la definizione che Michelangelo diede di Leonardo.
perché Leonardo non sapeva né il latino né il greco. Quindi gioco forza per Leonardo durante gli anni adolescenziali, durante gli anni della scuola, il testo su cui poteva più facilmente formarsi era appunto la commedia di Dante. Attenzione, all'epoca non è che c'erano decine di testi, storia, geografia, matematica, fisica, chimica, filosofia. All'epoca nelle scuole c'era 2, 3, 4 libri di testo che però i ragazzi erano tenuti a studiare in modo molto approfondito, andavano a cercare tutti i significati delle parole, delle descrizioni, dei concetti, andando anche indietro nel tempo e risalendo alla radice. Oggi ti danno il capitolo, la paginetta da studiare e via. Invece è curioso l'episodio che ci ha riportato non in candidato, ma poi hanno fatto proprio anche storici di oggi, che è quello del periodo in cui Leonardo, cioè, e Michelangelo stavano combattendo la loro battaglia a Palazzo Vecchio, no? Per la realizzazione della battaglia mondiale. Era un periodo abbastanza difficile per loro due. E quindi si parla di queste provocazioni. In effetti, per le strade si discuteva della vita del Commedia. Cioè, la gente, invece di discutere il calcio, parlava di Divina Commedia. Cioè, e si chiedevano cosa significava questo episodio, questo canto. E un giorno, passando Leonardo lungo questa strada, interpellava Leonardo in quanto esperto della Divina Commedia. Ma il caso volle che dopo qualche minuto passò di lì Michelangelo. E allora Leonardo si rifiutò di rispondere a questi signori e disse: chiedetelo a messer Michelangelo, il quale sapeva... C'era profonda amicizia. Il quale sapeva naturalmente che Michelangelo era un esperto, un conoscitore profondo della Divina Commedia, si rifiutò e lo schermì, lo offese pubblicamente. Leonardo rimase un po' male per questa situazione e non credo che si riprese più nei tempi successivi. Lui lo accusò, tu che non sei stato capace di aver messo in bronzo il cavallo di Milano, non puoi parlare, venire a schermire me. Insomma, ci fu questa diatriba riportata da più storici. Li potremmo definire la prima grande coppia di rivali della storia italiana. Ci dimostra che Leonardo la Divina Commedia la conosceva profondamente. E allora, io sono stato molto critico in questi ultimi tempi, quando ci fu la mostra Forlì su Dante, dove Dante e l'arte, tutti gli artisti erano presenti, l'unico ad essere tagliato fuori è stato Leonardo. E perché? È inspiegabile. Qualcuno dice perché Leonardo ce l'aveva con Dante, perché Leonardo non ha mai illustrato la Divina Commedia, perché hanno messo gli illustratori delle Divine Commedie, non gli artisti che conosceva. Dante è l'artista che più di ogni altro conosceva la Divina Commedia e non è stato inserito in questa mostra. Qualcuno ha detto perché nel trattato della pittura Dante, cioè è preso, sembra essere preso di mira da Leonardo, ma Leonardo era abbastanza critico in questo, cioè ce l'aveva con gli scultori, diceva che la scultura era un'arte inferiore rispetto alla pittura, che la poesia è un'arte cieca e così via. Cioè lui aveva questo modo di fare, ma questo non significa che lui ce l'avesse in modo particolare. Sugli scultori il suo giudizio era probabilmente, annebbiato o almeno influenzato dall'inimicizia con Michelangelo. Chiaramente questo è probabilmente anche seguito. Io quindi l'immagine ho messo la prima copia a stampa della Divina Commedia, che venne effettuata nel 1471-72 a Foligno. Ed è una delle cose curiose che così mi ha colpito, perché nel 1471
il 1000 corrispondeva ai 150 anni della morte di Dante Alighieri. Era, diciamo, un anniversario della morte di Dante Alighieri, e probabilmente venne realizzata proprio in questa occasione questa prima copia stampa della commedia. Ma il 1471 è un anno particolare, io non vi parlo di tanti avvenimenti che accadono in quell'anno. E uno degli avvenimenti, direi, più straordinari fu quello di un sacerdote che nel 1471, un frate, che nel 1471 ebbe le visioni dall'Arcangelo Gabriele. E di queste visioni dall'Arcangelo Gabriele se ne parlò ampiamente in quegli anni, perché l'Arcangelo Gabriele era diventato una sorta di stato. Tant'è vero che Brunelleschi, quando stava realizzando la cupola di Santa Maria del Fiore, utilizzò l'Arcangelo Gabriele facendo una sorta di allegoria e lo mise all'interno della famosa palla che c'è sulla. L'Arcangelo Gabriele era una figura che era considerata da tutti e tre i nostri personaggi una sorta di protettore di tutti e tre le visioni, cioè Gioacchino, di Leonardo, così come tutti e tre avevano anche un altro santo protettore, Giovanni Battista. Sono tante le cose che hanno in comune questi tre signori. E quindi non si finirebbe più di parlare. Io mi sono soffermato nel libro soprattutto sul canto, sulla terza cantica. Qualcuno mi ha detto: ma perché non hai affrontato anche le altre due cantiche? Beh, il motivo c'è, ed è ben preciso. Ho iniziato con Leonardo Neoplatonico questa mia ricerca sulla religiosità, la mistica e la fede in Leonardo da Vinci, e prosegue il discorso attraverso la mistica di Dante. E ho detto: l'unico rammarico che ho è non aver considerato la presenza di Virgilio, che è stato colui che ha aperto la strada a Dante verso il paradiso, se vogliamo. E quel Virgilio che Leonardo raffigura in questa immagine nella donazione dei Magi. Leonardo raffigura Dante e Virgilio in questa sorta di rappresentazione che sembra paradisiaca, quasi Leonardo mette in paradiso anche Virgilio assieme a Dante, in una sorta di simbiosi, a cui mi sono ispirato per la copertina del mio libro, dove ho messo Dante in simbiosi con Giovanni Battista di Leonardo. Questa simbiosi cosa significa? Sta a significare nella lezione dei Magi che l'allievo ha acquisito gli insegnamenti del maestro, e Leonardo ha acquisito gli insegnamenti di Dante, tant'è che tutta la sua vita è imperniata sugli insegnamenti di Dante. Il libro dimostra che canto dopo canto noi ritroviamo episodi della vita, situazioni familiari, i rapporti col padre, cioè tutta una serie di aspetti che riguardano la vita e le opere di Leonardo, noi le ritroviamo nel paradiso dantesco. Intanto vedo che qua, nelle due immagini più grandi di questa diapositiva, compaiono due strutture molto interessanti. Allora, chiaramente la struttura più interessante è questa. È questa che ci rimanda all'inizio dell'intervento, esatto, quando parlavi. È l'opera più famosa di Gioacchino. Un'altra cosa che volevo dire è che tutti e tre, Leonardo, Dante, e questo non lo dico io, l'hanno scritto studiosi dantisti più importanti, Sant'Agata è uno dei dantisti direi più
più noti, e ha scritto: Dante frequentava le botteghe per imparare a disegnare e a dipingere. Gioacchino da Fiore è la figura profetica che ritiene di poter raffigurare, lui stesso ha fatto questi disegni del liber figurale perché riteneva che attraverso le immagini fosse più semplice comprendere la teologia. Leonardo che cosa fa? La stessa cosa, cioè praticamente lui attraverso le sue opere riesce a inserire tutto il suo pensiero, tutta la sua conoscenza, la sua scienza, arte e scienza nel Rinascimento erano, io aggiungerei, arte, fede e scienza, sono i tre aspetti più importanti che ritroviamo fusi in tutti e tre i nostri protagonisti, Gioacchino Dante e Leonardo. E quindi questa stessa struttura dei cerchi trinitari che rappresentano proprio la chiave cabalistica della tetractis, del tetragramma, cioè le quattro lettere, tetragramma, quattro lettere, che sono il nome divino che ritroviamo nella tetractis, che ritroviamo in tutta in tutti gli studi cabalistici. Infatti, scusa, ma all'epoca di Dante lo studio sui nomi di Dio, nome divino, erano estremamente diffusi e molto approfonditi. E molto, molto più di oggi. Oggi nessuno. Gli artisti, diciamo, erano. Ma molto, oggi per noi dire vado a studiare il nome divino, uno dice questo, ma cosa vai a studiare? Questo, che cosa? Questa immagine nel libro non c'è. Perché i miei sono libri, come si dice, a work in progress, no? Cioè io amo costruire dei testi che non finiscono e che permetteranno di andare avanti, però questo ve lo posso dire. Quel signore che voi vedete lì a sinistra, a mio avviso Leonardo lo ha inserito nell'adorazione dei magi e potrebbe essere quel primo signore pensieroso che noi vediamo lì a sinistra. Così come sulla destra troviamo l'autoritratto di Leonardo giovane, l'ultimo a destra è Leonardo, l'ultimo a sinistra per me è Gioacchino, questo è ancora da dimostrare. Poi ci sono in alto, che ho fatto vedere, le figure di Dante e Virgilio assieme. Ma la cosa che più mi sconvolgerà sarà questa: Gioacchino nel Cenacolo di Leonardo. Come emerge? Questo è lo studio che Pedretti ha pubblicato sul suo libro e che nacque in me come esigenza per dare una risposta a quel nostro individuo che era Dan Brown, che ha rovinato tutto. Ecco, Dan Brown si sposa volentieri con l'idea che la Cabala sia la numerologia mentale. Io lo paragono a questo Dan Brown con la sua teoria del cenacolo, in realtà ha scritto solo delle sciocchezze. La tesi. Però ha venduto molto, è diventato ricco. Lui ha scritto solo per quello. Ha scritto. E quindi qui vedete la suddivisione 5 e 1. Allora, sulla sinistra di Giovanni c'è Pietro. Pietro rappresenta le cinque chiese nell'Antico Testamento, le cinque chiese pietrine vengono definite, mentre Giovanni fa parte, secondo Gioacchino, questo lo scrive Gioacchino nel suo libro sull'Apocalisse, praticamente i 12 apostoli, lui li rappresenta in questa figura che vedete qui in basso, l'aquila. L'aquila fa parte del liber figurarum di Gioacchino,
Lui rappresenta cinque apostoli, cinque chiese sulla parte sinistra e sette sulla parte destra. E questa suddivisione di 5 più 7, le sette chiese giovannee rappresentano il Nuovo Testamento. Quindi c'è questa suddivisione fatta, e non è che è Giovanni e Pietro che sono vicini, che vengono sempre raffigurati vicini, addirittura secondo Dan Brown lo minacciò con un coltello dietro la schiena, si vede in effetti nel cenacolo che Pietro c'è un coltello e gli mette una mano sulla spalla. C'è una sorta di diatriba, perché sono due fazioni opposte. Ma ciò che conta è il soffitto del cenacolo. E nel soffitto del cenacolo noi troviamo tutta la numerologia gioacchimita dell'Apocalisse. 6 per 7 cassettoni sul soffitto del cenacolo rappresentano 42, che moltiplicati 30 anni per ogni generazione, così come le mie conteggiava, da 1260 per Gioacchino da Fiore era l'anno della nuova età dello strumento. Leonardo prende atto di questa cosa ed è un fatto straordinario, perché Leonardo, che era uomo di scienza oltre che studioso di pseudoscienze, perché oggi noi consideriamo pseudoscienza, allora era una scienza. A me ha fatto molto sorridere quando il filologo di Leonardo ha fatto quello più importante che c'è oggi, di cui non faccio il nome volutamente, ha fatto una mostra con i libri della biblioteca di Leonardo, non parlando dei 20 libri di astrologia, dei libri di necromanzia, dei libri di alchimia, perché quelli non si possono citare. È eresia, cioè ancora noi siamo nel Medioevo veramente. A me ha fatto molto piacere che il Papa Ratzinger si sia reso conto che in fondo parlare di queste cose non è reato. Ecco, Leonardo, scusa, in effetti il sottotitolo qua lo dice chiaramente, la divina scienza, ma Leonardo si può considerare come l'ultimo rappresentante di altissimo livello della commistione tra le due parti dello spirito umano, lo spirito, diciamo, umanistico, spirituale, e lo spirito scientifico. Oggi, dall'epoca, dal 1600 circa, siamo abituati a considerare due cose assolutamente separate. Lo scienziato è una persona che usa solo il cervello, solo il raziocinio, che pensa ai dati e non considera le relazioni non matematiche, non scientifiche, nella sezione del termine di oggi, tra un dato e l'altro. Leonardo invece era l'ultimo rappresentante di una cultura che non divideva la corporeità dall'anima, che non vedeva soltanto i numeri come espressione di matematica e lo spirito come espressione di qualcos'altro che fosse inferiore. Leonardo era un tutt'uno, è stato l'ultimo dei grandi che vedeva tutto insieme e non soltanto una parte. Direi che riusciva ad analizzare questi aspetti diversi. D'altra parte, la scuola di Chartres lo insegna, Pitagora, la tetractis pitagorica si chiama, il tetragramma, cioè sono aspetti legati alla matematica, alla geometria, alla numerologia. Tutta la Divina Commedia è costruita su un impianto numerologico. Cioè, anche Dante riesce ad armonizzare tutti questi aspetti. La metrica poetica di Dante anch'essa è costruita numericamente, cioè la matematica era fondamentale in arte, in poesia, diciamo, in tutte le aree. Non parliamo dell'architettura, ma la Dante è stato un
dei grandi neoplatonici, che ha costruito, secondo regole matematiche e astronomiche, anche l'astronomia, noi parliamo di astronomia, astrologia. L'astrologia è la scienza, allora oggi noi la consideriamo una pseudoscienza, ma in realtà questi aspetti venivano considerati. Quindi noi non possiamo vedere o valutare figure come Leonardo, Dante, secondo la mentalità odierna, ma vanno considerati e giudicati secondo la mentalità del tempo, collocati nel loro mondo. Attenzione, questo è un grave errore che si fa spesso, di non considerare questi aspetti. E comunque sono rappresentanti di una mentalità di cui avremmo grande bisogno oggi, perché loro rappresentavano l'unità della vita. Oggi invece siamo di fronte a un mondo che è diviso completamente tra settore e settore, tra spirito e materia, tra una cultura e un'altra, e siamo frantumati anche all'interno di una società. Leonardo era stato l'ultimo grande rappresentante del mondo visto come unità. L'immagine che Gioacchino dà di Dio è questo qua, è lo strumento musicale. Questo strumento musicale ha 10 corde che raffigura, secondo Gioacchino, l'unione trinitaria con il foro centrale, l'armonia divina. Cioè, ha realizzato il Salterio invece di Cordato di Gioacchino da Fiore, è Dio, la rappresentazione terrena, cioè proprio frivola, di qualcosa di estremamente grande. Cioè lui riesce a semplificare tutto questo. Ed anche, io ieri sera ho ascoltato Ferroni che ha fatto una lezione bellissima qui, e direi che anche Dante riusciva con una forza, con una tridimensionalità nelle sue parole, nel suo modo di esprimersi, a raggiungere, direi, la terra, gli esseri umani, cioè il motivo per cui sono ancora estremamente attuali. E quindi, qui poi, come tu prima hai detto, la commedia è un grande messaggio di pace, a mio avviso, perché riporta riferimenti alle 3 religioni monoteiste, non detto da me, ma da illustri, da persone più illustri di me. Prima ho citato Umberto Eco, ma potrei citare tanti altri, Maria Corti, cioè altre figure importanti che nel libro cito, proprio perché vedono e nella scuola di Chartres e nelle 3 culture e religioni monoteiste questa presenza, direi, profonda e mistica, sia in Dante ovviamente. La Divina Commedia, dopo tutto, pare sia costruita su un modello esistente nella letteratura araba o islamica, che vi si voglia. E qui un testimone è sempre Raffaello raffigura Leonardo nei panni di Platone, ma fa un secondo ritratto di Leonardo nella Disputa del Sacramento nei panni di Re Davide che suona la cetra. Lo strumento musicale è un riferimento all'armonia, alla musica. Direi che la musica era, sia per Piccola da Mirandola, era un modo per unificare, per armonizzare. E Leonardo stesso, quando si presenta a Milano, si presenta come musicista, come musico, non si presenta come grande architetto, pittore, che cosa. Viene a vendere un suo strumento inventato da lui a Lodovico il Moro, cioè per dire che lui era amante della musica. E Raffaello invece raffigura, altra testimonianza importante, nella scuola d'Atene, raffigura il tetragramma, la tetraxis pitagorica, proprio è rappresentato così, come voi vedete, questo triangolo che è il tetragramma con le 4 lettere, tetra, 4 lettere, gramma, lettera, sono le 4 lettere del vero nome di Dio.
sono le quattro lettere che danno come risultato, nella somma, perché voi sapete che ogni lettera dal punto di vista cabalistico ha un riferimento numerologico, e la somma dei valori numerici di queste lettere corrisponde al mitico 72 numero biblico che ritroviamo nei Vangeli, in tutti i testi sacri. La scuola di Shai, presente nella divulgare eloquenza, è presente anche nel convivio. L'ebraismo è presente anche nella vita nona di Dante, secondo Eto e Maria di Maria Corti, anche secondo un'altra studiosa ebrea, la Stor, che ha fatto un libro assieme ad Umberto Eco, dove parla di tutte queste cose. E quindi questa presenza è veramente importante, così come quella del mondo islamico, non sono certo io a dirlo, ma sono Palacios, Guénon, tutte figure che parlano della presenza islamica negli scritti di Dante. D'altronde, scusa, ma Dante, quando è andato in esilio, e belli un fuggiasco, è andato a Ravenna. Ravenna era città, oggi la consideriamo provinciale, certo, fuori dai grandi giri. All'epoca Ravenna era ancora la città storicamente punto di congiunzione tra l'est e ovest, perché Ravenna era ex capitale imperiale bizantina. Vicino a Ravenna c'era e c'è Ferrara, che era il mondo ebraico, e Ravenna era la congiunzione col mondo orientale. Io adesso tocco un tasto dolente, perché io sono di origine romana, no? Da parte di mia madre. Mio padre invece è veneto, e qui c'è una diatriba enorme tra i romagnoli e i veneti per la paternità del paradiso fra Verona e Ravenna. No. Questa diatriba, in realtà, tu adesso gli hai dato la risposta, perché secondo me Dante preferisce Ravenna per questo motivo, perché è l'unione di tutte le culture. Lui, che spiritualmente, mentalmente, culturalmente era comunque un simbolo di congiunzione culturale, è andato dove c'era questo rapporto di unione. Esatto, quindi vabbè, noi siamo già abbastanza avanti. Io, il libro presenta tantissime curiosità, c'è un'infinita serie di curiosità, però quelle a cui io vorrei fare un breve riferimento, uno l'ho già fatto, che è quello dei famosi fogli, come vedete, fogli di Pavia, i fogli di Pavia, che sono questi tre qua. Mentre invece l'altro riferimento importante che ritroviamo in molti canti, tutti i canti in giallo, fanno riferimento a un'opera classica. Ieri Shalom mi dice che Dante non ha mai parlato di cuore, ovviamente, purtroppo è una storia pura, ha parlato del lago di Gara. Ebbene, nella Divina Commedia ci sono riferimenti ad un'opera di Leonardo che si trova e che è questa qua. Tutti voi forse la conoscete, si trova di poco, ed è la Sacra Famiglia, la Tetractis Pitagorica di Leonardo, che è costruita su schemi che sono riportati nella Divina. Ma non so, cioè questa è un'opera straordinaria, che si fa di tutto affinché non sia di Leonardo, si è fatto di tutto, la si è fatta restaurare in un modo, per cui se c'era qualcosa di Leonardo oggi non c'è più, però l'idea di quest'opera è sicuramente leonardesca, e io faccio l'inizio, scelgo, la metto la mano sul fuoco, la vincerò, non lo so, perché per tre motivi. Allora, innanzitutto, questa è la prima opera di Leonardo dove lui applica una teoria sull'onda di luce che Leonardo ha realizzato, ha studiato 200 anni prima di Huygens. Huygens parlò dell'onda di luce e inventò questa teoria dell'onda di luce 200 anni dopo Leonardo. Applica questa teoria dell'onda di luce a quest'opera. Prima cosa. Seconda cosa, questa è l'idea dell'onda di luce, no, la vediamo dopo qua. L'idea dell'onda di luce.
La struttura del tetraedro stella o tetractis che, su cui è costruita la Madonna di Lourdes. Ma non solo, al centro noi troviamo la vescica Piscis. La vescica Piscis è un altro elemento, direi, pitagorico, geometrico, che Leonardo studia, che Leonardo disegna. La struttura del tetraedro stella, la vedete, disegnata da Leonardo in quel quadratino, è un disegno di Leonardo quello. La struttura del tetraedro stella che ha al suo centro la vescica Piscis, e la vescica Piscis è, la ritroviamo in tutte le cattedrali i più importanti del Medioevo, perché cresce comunque il fiore della vita. Dalla vescica Piscis nasce il fiore della vita. Ecco, Leonardo disegna la vescica Piscis, quello è il disegno di Leonardo. La vescica Piscis, la vedete, è il primo stadio della nascita del fiore della vita. Nasce attraverso, si forma attraverso sei stadi che corrispondono alle sei settimane della passione. Il fiore della vita, Leonardo lo disegna all'infinito, era il suo modo di rappresentare Dio, la divinità. I famosi traforati di rose e fiori di Leonardo non sono altro che la rappresentazione divina di Leonardo. Come vedete, noi siamo abituati oggi, dagli impressionisti in avanti, a vedere pitture, quadri, rappresentazioni fatte quasi in modo casuale, soprattutto oggi con l'arte contemporanea del Novecento, ci sono pennellate quasi gettate a caso, ci sono pittori che buttano proprio delle secchiate di colore su una tela e come va. Vorrei finire, siamo arrivati al terzo punto, perché la Madonna di Lipoma è importante. Perché la tetractis o tetragramma rappresenta la famiglia. Ieure, la I, la O, cioè la E, la U e la E, rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, così come è scritto nei tre cerchi trinitari di Gioacchino da Fiume. E qui il serpente si muove la coda, cioè ritorniamo, si ricongiungono queste cose. Noi abbiamo una Sacra Famiglia di Lipomo che rappresenta questa sorta di unione tra madre e padre e quello che è lo Spirito Santo, in fondo è la nascita del bambino. Naturalmente voi sapete che dalla Madonna di Lipomo ne esistono tantissime copie, noi ne abbiamo trovate almeno 7 di copie, ma forse ce ne sono anche altre. Queste sono tutte le copie che abbiamo trovato, fatte da tutti gli allievi. Quindi direi che è estremamente significativo come opera, e soprattutto è opera importante perché solo Leonardo può aver realizzato questo archetipo. Solo lui aveva la mente, le capacità, le conoscenze per poter unire arte, scienze e fede in un'opera. Questo è. Proprio perché ogni elemento nell'arte dell'epoca aveva un suo significato, un suo ruolo e un suo posto, cosa a cui probabilmente oggi non siamo più abituati, però loro costruivano questi quadri che a noi sembrano soltanto dei ritratti delle scene, ma in realtà sono basati su degli assunti scientifici, praticamente. Quindi la ricerca del vero nome di Dio, che noi ritroviamo in Dante, perché Dante affronta questo tema, viene affrontato da tanti artisti. Un altro artista importante che affronta lo stesso tema è Albert Dürer in Melancolia. Melancolia affronta il tema del vero nome di Dio. E la stessa cosa fa Leonardo in quest'opera. Quindi la Madonna di Lipomo è importante per tutti questi aspetti. E purtroppo non si riesce a fare intendere
a coloro che gestiscono quest'opera di tale importanza, perché è di proprietà della Chiesa, e quando si parla di Kabbalah, di tetragrammi pitagorici, di elementi esoterici, diventa un tabù insormontabile, e quindi si preferisce lasciare nell'ombra un'opera straordinaria che dovrebbe essere conosciuta da tutto il mondo. Da tutto il mondo. Quando è stata fatta la mostra a Louvre, dove io avevo portato, c'era un pezzo, un disegno di Sant'Anna che avevo trovato, e nel catalogo io dissi: manca solo la Madonna di Lipoma. Erano presenti tutte le copie, anche alcune delle copie che vi ho mostrato, ma la Madonna di Lipoma no. Perché? Il mistero. Dante e Leonardo oggi. C'è qualche cosa ancora del loro pensiero oggi che non sia semplicemente legato al fatto che abbiamo avuto l'anniversario di Leonardo, stiamo avendo l'anniversario di Dante, ma c'è qualche autore in una qualunque arte, dalla scultura alla pittura, alla scrittura, al cinema? Ma secondo me questi due signori, io dico sempre, sono infiniti. E hanno talmente tante cose da insegnarci che noi conosciamo solo una piccola parte di loro. Leonardo in primis, anche perché poi di Leonardo conosciamo 15 opere in totale, non conosciamo un terzo dei suoi manoscritti che sono andati dispersi, quindi pensate a tutti gli altri manoscritti che cosa avremmo potuto trovare di Leonardo. Probabilmente anche gli studi cabalistici che, a parte qualche scritta criptata, qualche disegnino che vi ho fatto vedere, insomma, è abbastanza complesso trovare, anche perché lui tendeva a nascondere, tendeva a celare, anche perché allora parlare di queste cose si rischiava veramente molto, si rischiava non solo l'esilio ma anche qualcosa di più. E quindi ritengo che possano insegnarci ancora molto. Io continuerò a fare questi libri, work in progress, cioè senso, vado avanti perché ci sono sempre cose nuove ovviamente. E probabilmente anche negli altri due canti ci sono, lui ha fatto dei disegni, mostri, figure demoniache che si conoscono. Pensate che il povero Dante, secondo gli atti, venne accusato di necromanzia, cioè secondo gli atti processuali si parlava di accuse di necromanzia per Dante, figurati, perché era un uomo che aveva vissuto all'inferno, che aveva avuto a che fare con i demoni, cioè la gente lo incontrava per strada, le donne lo incontravano per strada e si scansavano, si facevano insegnare. Eh sì, perché ritenevano che il viaggio della Divina Commedia fosse stato un viaggio reale. Esatto. E solo forse Leonardo accusa Dante di aver usato troppa fantasia. Fra le accuse che Leonardo fa a Dante è quello di aver usato troppa fantasia e di aver, perché invece secondo me Dante cerca di rendere più realistico possibile tutto ciò. E quindi sicuramente anche nell'inferno ci sono altri aspetti, il purgatorio. Il purgatorio c'è di Amatella, che è una figura toccata sia da Michelangelo che da Dante, sicuramente che è una figura importante. Di Amatella che apre le porte, che quasi battezza Leonardo prima che inizi il viaggio in paradiso. E Leonardo la disegna, cioè uno dei disegni che fa Leonardo è la raffigurazione di Amatella, così come Michelangelo la rappresenta, la scolpisce nella famosa tomba di Giulio II. Diciamo che sono tante le cose che sono ancora da scoprire di questi due signori. E il terzo, poi non ne parliamo, che Gioacchino è sicuramente estremamente, ha scritto tanti libri Gioacchino. Ce n'è uno incredibile che è Adversus Judeos, cioè contro i giudei, ma non perché ce l'avesse con gli ebrei,
perché era convinto che fosse giunto il momento per loro di convertirsi, cioè di credere nella venuta di Cristo. Quindi lui fa questo libro in cui dice: ormai avete raggiunto il momento clou, e a questo punto nel 1260, nel nuovo età dello spirito, Leonardo dice: no, Gioacchino, sbagli, perché nel Cenacolo lui va oltre. Quando uscì questo studio sul Cenacolo, io dissi: e se noi prolunghiamo i cassettoni del soffitto, noi vedremo che i cassettoni diventano 72. E facendo 72 per 30, cioè per gli anni di ogni generazione, noi otteniamo 2160, che è l'anno della vera età dello spirito. Ma sapete cos'è il 2160? Leonardo, da buon astronomo, conoscendo la teoria di precessione degli equinozi, sapeva che fra Giovanni, che è il segno dei pesci, e Tommaso, che è il segno dell'acquario, con Cristo solo in mezzo, il passaggio dei pesci all'acquario corrispondeva al 2160. Cioè l'anno della nuovità dello spirito. Sarà, e tutti i testi antichi mesopotami parlano dell'era dell'acquario come nuova età dello spirito. E anche oggi l'età dell'acquario è in effetti vista come età dello spirito, la nuova età della pacificazione. Ci sono parecchi dischi e musica degli anni 60 e 70 che lanciano quest'idea, quindi questo probabilmente è uno dei New Age. Esatto, una delle eredità che ci hanno lasciato i nostri amici Dante, Gioacchino e Leonardo. Allora, se non ci sono altre domande, vi ringraziamo tutti della pazienza e grazie mille della vostra presenza qua. Grazie.